New Pop Ethica Economy è un'iniziativa di banca etica. Finalmente scopriamo che banca etica è una vera banca come tutte le banche che conosciamo, un istituto bancario con tanto di sede e quindi con le sportelli operativi. Banca Etica ha una rete fisica su tutto il territorio nazionale, quasi tutte le regioni sono coperte, nuove sedi vengono continuamente aperte ed è una banca che offre tutti i servizi di un istituto. Tu sei responsabile della comunicazione Sicilia Ovest, avevi detto? Esatto, per il GIT, parolaccia che in breve vuol dire gruppo di iniziativa territoriale, perché per essere una vera banca etica la banca deve essere controllata dal basso e quindi è controllata da chi, acquistando alcune azioni della banca, ne diventa socio, acquisisce diritto al voto nominale, quindi indipendentemente dal numero di azioni che acquista, per eleggere i quadri dirigenziali della banca, e la banca in questo modo viene controllata dal basso anche per quello che riguarda il territorio. Oggi presentate questa iniziativa progetto che prevede il coinvolgimento di tantissimi giovani che hanno, come dire, nella loro testa la volontà di dare start-up, di iniziare un'attività vera e propria imprenditoriale. Cosa fa Banca Etica appunto per promuovere questo tipo di iniziativa? Seguendo l'ispirazione della direzione nazionale della banca, che ha prodotto lo spettacolo Pop Economy, che spiega origini e conseguenze della crisi economica che stiamo vivendo, creare un workshop intorno allo spettacolo che spiegasse la possibilità di raccogliere finanziamenti di massa, di microfinanziamenti di massa dal basso per iniziare nuove attività economiche e soprattutto per promuovere la conoscenza dell'approvazione dei fondi europei Jeremy. Per tutti quelli che vogliono comunque fare un salto in banca etica, dove si trova? Allora, Banca Etica per la Sicilia Ovest è a Palermo in via Catania. Per raggiungere le zone dove ancora non è presente una filiale della banca è comunque possibile rivolgersi al cosiddetto bancario ambulante, che raggiunge a domicilio quei clienti, correntisti o persone che vogliono diventare clienti nelle zone in cui ancora non c'è concretamente una sede, come è già a Palermo. Grazie Simone. Grazie a voi. Quando si dice democrazia, mi ha appena detto, io dico, come ti presento? Steli di piazza di Banca Etica, non c'è un direttore generale, noi ci accontentiamo di poco, siete democratici sul serio. Sì, questo è l'obiettivo di Banca Etica, cercare comunque il più possibile di, dal basso, creare le condizioni perché si possa sviluppare un'economia nuova, un'economia diversa, ma fondamentalmente, per lo specifico nostro, una finanza diversa, che io vorrei chiamare finanza comunitaria. Primo, perché arrivano i soldi dalla comunità europea, tipo per il fondo. Bravissimo, e questo sicuramente. Secondo, perché una cosa che le banche in questi ultimi anni hanno fatto male, o hanno fatto in un certo modo diverso da quello che diciamo è che stato, hanno fatto male, sono d'accordo, hanno fatto è stato la gestione del risparmio. Il risparmio della gente, se ben gestito, anche poco, ma se ben gestito, può essere orientato per finanziare imprese, per finanziare l'innovazione, per finanziare le giovani, per lo start-up. Invece le banche hanno fatto altre cose, lo sappiamo, viviamo in questa crisi tremenda dalla quale ancora non capiamo e non sappiamo come ne possiamo uscire. Però possiamo, attraverso l'inversione di tendenza, cominciare a ragionare, forse ritornando all'antica, paradossalmente, ritornando ai tempi delle casse rurali, delle banche piccole che gestivano il risparmio per dare i soldi al contadino, per lavorare la terra e per produrre, forse bisogna tornare anche a quei tempi. Voi vi sentite realmente concorrenziali a un normale istituto bancario? Intanto siete più poveri, sicuramente. Più che altro siamo piccoli. Piccoli si può crescere, giusto? Il fatto è che noi portiamo avanti una cultura che è quella etica. Etica significa essere pronti anche a fare un passo indietro ed essere pronti anche a rinunciare, paradossalmente. Per cui quando c'è stata per esempio la cosa dello scudo fiscale, per cui si diceva raccogliete il denaro della gente che dall'estero, quelli soldi che non si pagano dall'estero dovevano rientrare, essendo una cosa comunque a nostro avviso illecita, perché chi esporta denaro all'estero in maniera non lecita lo fa perché minimo è un evasore fiscale, massimo un mafioso, noi dicevamo non accettiamo il denaro che viene dall'estero perché non è etico e siamo stati l'unica banca. Allora, se si ha il coraggio di capire che eticità significa
coerenza dei mezzi con gli obiettivi, allora forse a poco le cose potrebbero cambiare in un modo diverso. Oggi qui a Cantieri stiamo vedendo tantissimi giovani che sono venuti incuriositi da questa vostra iniziativa, ma Banca Etica cosa può fare realmente oggi per un giovane che ha voglia di mettere su una piccola impresa? Banca Etica già sta facendo, intanto come appunto dicevi poco fa tu, noi per esempio il fondo Jeremy, noi abbiamo partecipato a un bando con l'Unione Europea per gestire della finanza, chiamiamola europea. Finanza che sono, diciamo, quei contributi, dei fondi strutturali che per vari motivi non sono stati utilizzati. Invece di perderli, li riprendiamo e li utilizziamo per prestarli, ecco, uso un termine, prestarli a tasso zero. A tasso zero quelli degli europei, è un tasso tra virgolette politico, cioè abbastanza piccolo, competitivo. Allora, per favore, non quello usare nostro... politico, se no siamo rovinati. Non dire a tasso politico. Specialmente ora. In questo momento. Specialmente ora. Quindi a che tasso possa giusto. Che possa consentire a giovani imprenditori che avviano imprese, ma anche a imprese già esistenti che però fanno economia civile, cioè un'economia non incivile, ecco, a utilizzare questo denaro a un tasso al di sotto del 4%. Ma per fare questo è importante che ci sia un coinvolgimento da parte del cittadino, che io vorrei chiamare cittadino responsabile, cioè cittadini che capiscano come può essere importante che attraverso piccoli atti di ognuno di loro, così come capiscono che attraverso l'atto per esempio andare a votare si possono cambiare le cose, attraverso la raccolta differenziata si può aiutare l'ambiente, ma attraverso un risparmio responsabile si può aiutare una piccola banca come la Banca Etica a poco creare le condizioni perché i giovani possono avviare delle imprese e dare anche lavoro. Voi non avete raccomandazioni di tipo politico, però non vi serve come Banca Etica, dico. La banca nasce paradossalmente nel 1999, tutta una serie di associazioni del terzo settore. Ci sono politici dentro? Non mi risulta, però secondo me noi dobbiamo sperare che la politica prenda coscienza, perché è quella che fa le leggi, e allora prenda coscienza attraverso i giovani, attraverso quello che vogliono i giovani, prenda coscienza di un nuovo modo di far politica, cioè che facciano anche quello che è giusto che si faccia, cioè che creano le nuove regole, i nuovi modelli, perché si possa realmente. Il politico dovrebbe fare missione per la comunità. Sì, dovrebbe essere così. Ma intanto tu continuando a fare quello che stai facendo, mi pare che sei sulla strada giusta. Bene, ti verremo a trovare, che vogliamo vedere questa banca. Sappiamo che è in via Catania, quindi verremo a trovarvi presto. Grazie, molto piacere. Bocca al lupo per tutto, ciao. Crepi.